Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact oggi perché mi era venuta in mente l'idea di parlarvi di uno dei contenuti probabilmente più endgame che si possa trovare al momento in gioco, ovvero la risoluzione delle Abyss. Mi ci sono dedicato recentemente, dopo comunque aver giocato parecchio, aver livellato i personaggi, aver costruito comunque almeno, diciamo in parte, due team che potessero in un qualche modo quasi darmi la possibilità di poter giocare al meglio, e quindi di conseguenza poi ho raggiunto un discreto successo per quanto riguarda il completamento delle varie Abyss. Infatti, se andiamo a vedere, come già appariva nella mappa praticamente in alto a destra, ho praticamente completato tutti i piani con tutte le stelle fino all'ottavo. Quindi adesso devo comunque, cioè nel senso devo intraprendere l'ottavo, se non sbaglio. Adesso andiamo a vedere meglio perché non ricordo effettivamente, sì, forse era l'ottavo, esatto. Come potete vedere l'ottavo che ho completato, però soltanto con 4 stelle su 9, in quanto ho comunque gestito male il mio team. Ho voluto fare una prova con un team abbastanza, cioè con due team abbastanza particolare, però fondamentalmente dovrei riuscire anche a completare l'ottavo livello e poi sbloccare finalmente il piano, quello tra virgolette farmabile, perché a quanto pare da quello che avevo letto il piano, praticamente la Moonspire, l'Abyssal Moonspire potrà essere farmata o una cosa del genere, non ricordo effettivamente. Comunque, come potete vedere, abbiamo diversi piani, abbiamo diversi livelli che ovviamente necessitano una strategia diversa. Io oggi voglio parlarvi appunto di quella che è stata la mia strategia e vorrei anche comunque dare qualche consiglio sulla costruzione dei team da fare all'interno di queste battaglie. Diciamo che sono delle battaglie che puntano principalmente a sfruttare i personaggi, questo assolutamente, però tendono anche a sfruttare la conoscenza del gioco e anche un pizzico di strategia che sicuramente schifo non fa. Diciamo che il primo livello fondamentalmente è abbastanza semplice. Abbiamo il Disorder, che sarà praticamente la parte principale del diciamo la condizione, se vogliamo dirla così, principale del nostro piano. Quindi abbiamo una sorta di bonus o malus in base ovviamente alla difficoltà che stiamo affrontando. In questo caso tutti i danni piro che verranno effettuati dal party verranno incrementati del 75% e l'overload damage è incrementato del 200%. Quindi overload significa appunto sfruttare fuoco e fulmine insieme e permettere ovviamente di ottenere un elevato danno. Si può controllare anche praticamente i mostri che verranno affrontati in questo caso. Nella prima wave, comunque nella prima room, avremo due Electro Slime e una Mutant Electro Slime. Quindi diciamo tutto elettrico, quindi vuol dire che qui utilizzare un personaggio di tipo fuoco ci permetterà di avere un vantaggio enorme all'interno della battaglia. Seconda camera, abbiamo praticamente tutti quanti nemici che solitamente incontriamo all'interno della mappa che soffrono particolarmente il fuoco, perché sono nemici che possiedono gli scudi, quindi gli scudi tramite il fuoco possono essere sciolti o comunque buttati giù, e quindi di conseguenza anche in questo caso il PG fuoco vi darà una grande mano. E poi terza stanza, quella finale, è un misto dove abbiamo praticamente tutti avversari che abbiamo incontrato nella prima e nella seconda wave, e poi successivamente il Fatuo Electro Cicin Mage, che sarebbe il boss, mettiamola così, da sconfiggere. Le condizioni saranno uguali per tutti quanti i piani, quindi avere tempo rimanente di almeno 90 secondi, 150 o 210 secondi. Per ricevere ovviamente tutte le stelle bisognerà effettuare queste tempistiche in tutti quanti i livelli. Quindi bisogna fare molta attenzione e soprattutto essere molto aggressivi con il team che si va ad affrontare. Qualora dovessimo appunto andare avanti e quindi premere start, avremo la possibilità di scegliere il nostro team. Inizialmente avremo un team solo da utilizzare, mentre nei livelli più avanzati dovremo sfruttare ben addirittura due
team. Quindi la prima parte, diciamo, è abbastanza semplice, in quanto avendo un team solo si possono utilizzare i personaggi più forti fin da subito ed evitare comunque problemi per il completamento di tutto il piano. Detto questo, non so se facendo start. Ecco, ok, posso tornare indietro. Come potete vedere, questi sono i miei personaggi che ho a disposizione in questo momento, però come potete vedere avete la possibilità di costruire il vostro team, sempre composto da 4. Ok, perdonatemi, mi si era disconnessa la scheda di acquisizione per la PS4. Quindi stavo dicendo che per l'appunto qui abbiamo a disposizione il team da poter sfruttare all'interno di questa Abyss e quindi è un team solo, scelta abbastanza semplice, utilizzate ovviamente personaggi di tipo fuoco, di tipo piro, e non dovreste avere problemi. Seconda stanza abbiamo invece il disordine, in questo caso, dei danni di tipo ghiaccio, quindi Cryo Damage Dealt dal party aumentano del 75% e la duration of frozen status is greatly increased, quindi vuol dire che viene maggiormente incrementata. Quindi in questo caso ovviamente utilizzare personaggi di tipo ghiaccio o addirittura utilizzare personaggi di tipo acqua barra ghiaccio per fare la combinazione frozen, anche se andando a guardare poi successivamente gli avversari potrete decidere meglio il vostro team. In questo caso abbiamo gli stessi nemici praticamente della scorsa camera. Molto simili, anzi, perché già dalla seconda chamber, quindi dalla seconda stanza, iniziano a cambiare e come potete vedere abbiamo a disposizione tutti contro Hydro, quindi tutti nemici di tipo acqua, per cui avere un personaggio di tipo ghiaccio ci consentirà di sfruttare l'effetto Frozen e di sfruttare comunque gli effetti di congelamento aumentati grazie al piano. E poi ultima stanza, abbiamo comunque già dei primi boss, iniziano già le cose a farsi un po' più complicate, in quanto abbiamo l'Hydro Abyss Mage che è veramente una rottura di palle. Tutti gli Abyss Mage sono delle rotture di palle, già ve lo posso garantire, perché hanno comunque una barriera dello stesso elemento attorno che deve essere prima buttata giù dall'elemento opposto per appunto scalfire e distruggere questa armatura e poi successivamente sconfiggere il nemico. Quindi fate molta attenzione quando scegliete il party perché se non avete la possibilità di poter distruggere lo scudo siete letteralmente fottuti. E poi anche in questo caso le condizioni sempre di rispettare, in questo caso sono 60, 90 e 180 secondi rimanenti per la fine della challenge e quindi nessun tipo di problema. Ah, ovviamente anche in questo caso abbiamo ancora un solo team da utilizzare, quindi portate l'artiglieria pesante e fondamentalmente non dovreste avere grossi problemi. Qui adesso incominciamo ad entrare nella fase intermedia. Infatti, come potete vedere, i primi due livelli sono con uno sfondo, e adesso 3, 4 e 5 hanno un altro sfondo, e 6, 7 e 8 hanno un altro sfondo. Proprio perché qui stiamo iniziando ad entrare nella fase intermedia. Quindi, diciamo che qua la difficoltà inizia ad essere un po' più pesante. Infatti, se andiamo a vedere il terzo piano, in questo caso abbiamo condizioni di tipo Swirl incrementate del 300% e l'AOE aumentato del 100% e poi danni a Nemo effettuati dal party 75% in più. Quindi in questo caso utilizzare personaggio di tipo vento. Tipo vento che ovviamente come potete vedere presenta tutti slime praticamente piccoli e grossi. Io ovviamente avendo 20 questa stage l'ho completamente distrutta perché 20 veramente mi ha dato una grandissima mano in generale nelle Abyss. Quindi se lo avete veramente ottimo acquisto. Però fondamentalmente bisogna sfruttare bene le varie, soprattutto combinazioni di danno. Il danno Swirl vi ricordo che è il danno praticamente che viene effettuato tramite appunto l'attacco di vento unito con un altro elemento. Infatti come potete vedere abbiamo diversi elementi qui a disposizione come avversario. Abbiamo gli slime di ghiaccio, gli slime di fuoco, abbiamo anche quelli elettrici, quindi combinando i vari elementi creiamo il danno Swirl che poi successivamente farà male ai nostri nemici. Stanza numero 2 invece iniziano a comparire gli umanoidi, quindi qua combinazione di danno vento più fuoco assolutamente raccomandato, assolutamente consigliato. E poi successivamente per quanto riguarda l'ultima stanza abbiamo direttamente due boss
da affrontare in contemporanea che però non sono troppo problematici. Il Blazing Axe Metal Chur può essere tranquillamente affrontato con personaggio vento fuoco in combinazione vento fuoco se volete costruire il team, e poi Ruin Guard vi consiglio di utilizzare un personaggio con arco e frecce in modo tale da potergli puntare l'occhio, infliggere danni critici e poterlo paralizzare per qualche secondo. Questo, diciamo giustamente piccolo consiglio tecnico e anche tattico volendo della strategia di gioco. Dopodiché, in questo caso abbiamo ancora un team a disposizione per questo piano e quindi fondamentalmente fin quando è un team solo non ci sono grossi problemi. Quarto piano, invece, questa volta abbiamo i personaggi elettrici potenziati ulteriormente, quindi danno elettro aumentato del 75% e l'electro charge damage del 150% e l'AOE incrementato del 100%. In questo caso io avendo sia Fischl che Razor è stato assolutamente un'altra passeggiata anche qui. Infatti, come potete vedere, tutti i nemici di tipo ghiaccio e di tipo acqua che consentono l'electro damage e il super conduct damage. Vi ricordo che l'electro damage è appunto piccole scariche elettriche tra i nemici, diciamo dei nemici tra di loro, mentre invece il super conduct, che è l'unione tra ghiaccio e fulmine, consente di poter abbassare addirittura la difesa fisica del 50% nei confronti del nostro avversario. Fate attenzione all'Hydro Abyss Mage, quindi in questo caso utilizzare danni fulmine per scalfire pochino l'armatura, danni fuoco invece tecnicamente dovrebbero aiutarvi forse un pochino di più. Ora non ricordo se col danno elettrico qui l'armatura dell'Abyss Mage, dell'acqua soprattutto, scendesse. Anzi sì, quella dell'acqua col fulmine scende, è quella del ghiaccio che è meglio col fuoco effettivamente. Quindi sì, qui personaggi di tipo elettrico potete fare tutto tranquillamente senza nessun problema. Anche in questo caso abbiamo comunque nemici di tipo ghiaccio e di tipo acqua, quindi nessun tipo di problema se utilizzate personaggi di tipo tuono. E qui stessa identica cosa. Qui diciamo è un po' più ostica la situazione perché abbiamo comunque tre mid boss fondamentalmente. Quindi vi consiglio di concentrarvi su quello Hydro prima e sul Mage. Concentratevi tantissimo sul mago. Quando ci sono i maghi, concentratevi tantissimo sui maghi. Sono quelli che vi fanno perdere più tempo di tutti e sono quelli che ovviamente da sconfiggere sono più duri. Quindi concentratevi su di loro perché ne vale veramente la pena dal punto di vista di strategia proprio del tempo, per guadagnare molto più tempo. Anche in questo caso abbiamo un team solo, quindi diciamo difficoltà abbastanza ridotta. E quindi direi che possiamo andare già alla quinta stanza. Quinta stanza, iniziamo ad avere difficoltà diverse, perché non sono più difficoltà o comunque vantaggi legati agli elementi, ma si inizia anche ad intromettere, in questo caso, anche le peculiarità per quanto riguarda un HP, statistiche e via dicendo. Infatti qua abbiamo quando il nostro personaggio ha gli HP superiori al 50%, il nostro attacco e difesa, la nostra attacco e difesa è aumentata del 25%. Quando gli HP invece sono superiori all'80%, il nostro attacco normale aumenta la sua velocità del 20%. Quindi è molto importante qui avere un team equilibrato che possa comunque mantenervi sempre gli HP alti. Quindi se avete healer qui è il momento giusto per poterli utilizzare. E qui si inizia già con la magagna dei doppi team. Quindi qua adesso la difficoltà va ad aumentare perché non dovrete gestire soltanto un team, ma bensì dovrete iniziare a gestire due team in due wave differenti. Infatti, se vi faccio vedere la prima stanza, abbiamo la prima metà dove avremo tutti i personaggi di tipo ghiaccio, in questo caso ghiaccio elettrico, e la seconda metà dove invece avremo un solo boss, in questo caso l'Abyss Mage di tipo fuoco, e quindi potrete concentrarvi meglio per quanto riguarda appunto il combattimento di questi boss. Il consiglio fondamentale che vi do quando dovete utilizzare due team è quello di guardare il boss finale. Quindi in questo caso andate direttamente sulla camera numero 3, controllate il boss finale
e scegliete i team in base al boss finale. È molto importante questa cosa perché se in un qualche modo riuscite a passare le prime stanze, ma non riuscite a passare la terza, qualora voi doveste uscire, dovrete ricominciare dalla prima. Quindi inutile fare una fatica se non siete in grado già di battere la terza stanza. Quindi cercate di guardare sempre la terza stanza in modo tale da assicurarvi di poter almeno provarci ad arrivare e magari batterla anche con un tempo di merda fondamentalmente, quindi prendere una o massimo due stelle per poi riprovarla successivamente. Però non fate mai l'errore di partire una quest come queste, soprattutto quelle dove si utilizzano due team, se non avete idea di che cosa dovrete affrontare alla fine. Quindi fate molta attenzione. Ora, in questo caso, io ovviamente consiglierei per la prima metà del party utilizzare personaggi di tipo ghiaccio, per esempio, o comunque personaggi di tipo anche vento, fondamentalmente, perché dato che il boss è elettrico, sfruttare comunque il ghiaccio per infliggere il danno da superconduct potrebbe essere un'ottima idea. E poi invece la seconda parte, avendo personaggi di tipo elettrico e tipo piro, personalmente parlando vi consiglierei di utilizzare personaggi di tipo acqua o di tipo vento, per esempio, proprio per combinare l'effetto swirl con l'effetto hydro, oppure combinare l'effetto hydro con altri elementi. Quindi se li avete, ben vengano. Una volta decisi i team, diciamo che il mio suggerimento, comunque i miei consigli, saranno i seguenti. Per la prima camera, quindi se volete magari avere un'idea chiara dei team da utilizzare, abbiamo la prima camera con acqua e piro, quindi ovviamente utilizzare personaggi magari mischiati di tipo ghiaccio e barra vento per il primo team, acqua barra vento e poi anche tuono volendo, perché comunque avere il tipo di tuono contro il fuoco e creare overload potrebbe darvi una mano, quindi in questo caso direi così. Poi qui abbiamo la prima metà dove abbiamo tutti quanti ghiaccio, quindi anche sfruttare comunque sempre, ripeto, in questo caso tuono barra fuoco potrebbe essere utile, quindi già cercate di capire bene, vedete, la combinazione dei diciamo delle stanze e dei personaggi da utilizzare. Quindi sia nella prima stanza che nella seconda già il fuoco potrebbe essere un elemento principale. Mentre invece nella seconda parte abbiamo ovviamente pyro, anche in questo caso, quindi fuoco e vento assolutamente consigliati per questo tipo di team. E poi terza stanza ve l'ho già fatta vedere, anche in questo caso il team è sempre lo stesso. Quindi avrete modo comunque di guardare i boss e in base ai boss decidere effettivamente il team da utilizzare. Sesta stanza, abbiamo, utilizzando un elemental burst, incrementiamo l'attacco di tutto il party e la difesa del 6% fino a 10 stack. Mentre invece a 5 stack o superiori incrementiamo anche l'attacco normale, la velocità dell'attacco normale e la velocità di movimento di un 30% addizionale. Quindi qui servono comunque personaggi che riescano a spammare le loro burst, quindi personaggi buildati in energy recharge, personaggi buildati anche in obless o bige, che vi permette di avere il 20% di danni in più per quanto riguarda gli attacchi burst, e di conseguenza sfruttare al meglio appunto le combinazioni di energy recharge e di artefatti che possono comunque darvi una mano su queste caratteristiche. Anche in questo caso ovviamente avremo due team a disposizione da dover gestire in doppie wave differenti. Prima camera con personaggi, cioè con nemici di tipo ghiaccio e tipo elettrico, quindi qua sicuramente il fuoco sarà il vostro aiuto principale nel primo team, mentre invece nella seconda parte abbiamo fuoco e vento, quindi sicuramente acqua e anche tuono da un lato potrebbero aiutarmi. Quindi nella prima parte sia tuono che fuoco vanno bene, nella seconda parte acqua e tuono potrebbero andare bene. Anche dipende se che personaggi vento avete, potete anche utilizzarli. Floor 6, chamber numero 2, ecco, vedete già qua iniziano i nemici a diventare sempre più numerosi e anche sempre più tosti, però come potete vedere sono comunque nemici fondamentalmente caratterizzati da ghiaccio
Electro e Hydro. Quelli Pyro li lascerei un pochettino di lato perché fondamentalmente sono nemici semplici da battere. Concentratevi sempre quando dovete costruire il team sul personaggio, cioè sul personaggio, sui nemici, quelli più duri. In questo caso abbiamo un Kryo Abyss Mage che potrebbe darci problemi, quindi utilizzare personaggi di tipo fuoco va bene lo stesso. Anche se abbiamo nemici di tipo fuoco, li combattiamo con gli altri elementi. Sempre. Diciamo, cercate sempre di fare almeno un team bilanciato, giustamente con due elementi. Tre elementi solamente se utilizzate terra o vento, che possono comunque combaciare e possono comunque andare d'accordo con tutti gli elementi. Però fondamentalmente se fate un team basatelo sempre su due elementi. Il terzo bonus, il terzo jolly, consiglio sempre o vento o terra, in quanto effetto swirl, effetto crystallize vanno d'accordo con tutti quanti gli elementi. Seconda wave, dove invece abbiamo comunque nemici di tipo fuoco, di tipo ghiaccio, ma quelli più tosti, come vi ho detto prima, fondamentalmente potrebbero essere il Deandro Samarchul e l'Anemo Samarchul. Quindi va benissimo anche utilizzare elemento di tipo ghiaccio o elemento anche di tipo vento, volendo anche fulmine, quasi quasi. Quindi ci sta. Però comunque non vi preoccupate perché io tramite poi. Diciamo il lavoro di post-produzione, vi metterò praticamente gli elementi consigliati per la prima e per la seconda wave, li metterò magari in basso a sinistra, li metterò in basso a destra, non lo so, magari, però non vi preoccupate perché vi darò appunto tutte le dritte e tutti gli elementi consigliati appunto per la prima e per il secondo team. Terza stanza, ovviamente, la seconda metà, abbiamo un Pyro Abyss Mage e un Large Pyro Slime, quindi acqua assolutamente come se non ci fosse un domani, anche fulmine, perché vi ricordo che fuoco e fulmine insieme fanno overload, quindi vi permette di fare comunque dei danni aggiuntivi, quindi va bene lo stesso. E poi il primo team, abbastanza easy, con Geo, Kryo, quindi va benissimo il fuoco, va benissimo il vento o comunque la terra, quindi non vi preoccupate. Andiamo invece adesso al settimo piano, che è uno dei più divertenti, se vogliamo dirla così, almeno per me, di quelli che ho affrontato. Quindi danno critico che rigenerano particelle di orb che possono essere, prodotte ogni 15 secondi. Quindi avremo la possibilità di aumentare le nostre orb, quindi energy recharge e crit rate up qui. Altamente consigliati, e il danno critico di tutto il party è incrementato del 120%. Quindi, qua avere delle build critiche aiuteranno tantissimo. Build critiche barra burst damage aiuteranno tantissimo, ma ovviamente quello che vi interessa di più è l'elemento affine ad ogni team. Quindi, prima stanza con i boss, che in questo caso saranno Kryo, Hydro ed Electro nella prima wave, e Kryo, Pyro e Anemo nella seconda. Qui diciamo che la scelta degli elementi è fondamentale. Questo è il piano dove la conoscenza del giocatore viene premiata quasi in toto. Quindi più conoscete del gioco e più avrete la possibilità di sfruttare al meglio le combinazioni elementali per vincere. La cosa che assolutamente dovete tenere a mente è che bisogna fare fuori quando c'è sempre per primo l'Hydro Legionnaire. L'Hydro Legionnaire è quello che veramente vi rompe le scatole più di tutti, perché essendo di tipo acqua, tendenzialmente cura i nostri nemici. Quindi il primo da fare assolutamente fuori è lui. Ovviamente avendo sia nemici di tipo ghiaccio e nemico di tipo acqua, teoricamente dovrei sconsigliare il fuoco, ma qui ve lo consiglio, perché nella seconda wave, come potete vedere, c'è il nemico di tipo fuoco, quindi non vi serve. Il primo team qua consiglierei tantissimo, quindi o vento o terra, che vanno bene con tutti gli elementi, poi fuoco, assolutamente, per sconfiggere il nemico di tipo Kryo, che è veramente una bella rottura di palle, ma teoricamente per battere quello elettrico consiglierei anche il ghiaccio. Il ghiaccio contro l'armatura di quello elettrico fa veramente tanti danni. Quindi teoricamente qui il team da utilizzare al meglio sarebbe ghiaccio, fuoco, assolutamente, ghiaccio, fuoco e poi scegliere o terra o vento.
in base alle vostre esigenze. Il secondo team invece ha nuovamente il pistolero di ghiaccio, il pistolero di fuoco e invece la guardia di tipo vento. Quindi in questo caso va benissimo utilizzare tuono per sfruttare comunque sia il crio che il pyro per fare danni elementali elevati. Poi va bene vento o terra in qualsiasi caso, vi ripeto che sono bonus, e in più utilizzate personaggi di tipo acqua. Quindi fondamentale avere nel secondo team personaggi di tipo acqua. Andiamo avanti con la seconda stanza, che fondamentalmente è la stessa della prima, tranne che non c'è il pistolero d'acqua, quindi meglio, perché così non si curano i nostri avversari, però c'è quello di ghiaccio che potrebbe rompervi le scatole. Quindi fate fuori prima il tipo di ghiaccio e poi concentratevi tranquillamente sugli altri due. State attenti all'Electro Hammer Vanguard, che è veramente fastidioso. Vi continuerà ad inseguire sempre, quindi fate attenzione e se riuscite buttatelo giù velocemente col ghiaccio per abbassargli l'armatura e quindi tenerlo praticamente in status stun ed evitare problemi. Mentre invece la seconda stanza è molto più semplice, perché la guardia comunque del vento è facile da sconfiggere. Quella più difficile, io penso, almeno per me, per il mio playstyle, reputo sia l'Electro Hammer. Quindi finché non c'è l'Electro Hammer siete abbastanza tranquilli. Secondo team comunque che può tranquillamente farcela senza nessun tipo di problema. E quindi andiamo alla terza. Alla terza ritorniamo con delle vecchie glorie, dove abbiamo l'Hydro Gunner nella prima stanza, quindi fatela assolutamente fuori prima di tutti, e poi l'Electro Hammer, che vi consiglio di buttare giù quasi in contemporanea con il primo, e poi l'Anemo Boxer, che rispetto agli altri è scarsissimo. La seconda metà invece abbiamo un altro Electro Hammer, un altro Anemo Vanguard, che comunque, ripeto, essere più scarso, però abbiamo anche un Pyroslinger Bracer. Fate fuori lui prima, perché è quello che vi spara, quindi si tenderà comunque ad allontanarsi sempre dal combattimento e vi mirerà dalla distanza. Quindi fate attenzione e cercate di buttarlo giù subito. Poi concentratevi sull'Electro Hammer Vanguard e infine l'Anemo Vanguard potete buttarlo giù come quando volete. Ultima stanza che ancora sto studiando io per poterla fare al meglio, perché la terza camera l'ho completamente quittata, avendo capito di aver gestito male i miei team, quindi gestito male anche il tempo, però come potete vedere ero partito bene, perché già dalla prima stanza avevo fatto 3 stelle, poi dalla 2 sono iniziato a scendere e la terza ho deciso di rifare tutto da capo, perché lo rifarò poi magari in un altro video che potrei anche portare tutto quanto insieme, potrebbe essere interessante, magari fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E quindi qua in questo caso abbiamo comunque soltanto praticamente mid boss e boss. Infatti prima stanza Hydro e Cryo Abyss Mage e nella seconda stanza Pyro Abyss Mage. Seconda stanza dove abbiamo il Ruin Guard, praticamente boss, con tutti i minion che praticamente spunteranno dopo, quindi non sono un problema i minion, concentratevi sul boss. E poi seconda parte, anche stessa identica cosa, il boss, Ruin Guard e poi tutti quanti i minion, quindi non è un problema. E terza stanza addirittura abbiamo sì i Cryo Regiswine e il Pyro Regiswine, quindi abbiamo due boss praticamente da mappa. Sì, abbiamo esattamente due boss da mappa da dover affrontare. Non sono difficilissimi da sconfiggere, perché comunque io i team fortunatamente ce li ho, però essendomi morto Razor, perché ho sbagliato comunque la scelta dei curatori nel mio team, mi sono fregato. E quindi di conseguenza ho preferito rinunciare e rifarla con calma poi, quando avrei avuto modo di poter attenzionare meglio i team e gestirla al meglio. In questo caso abbiamo gli HP inferiori al 60%, abbiamo l'attacco che viene incrementato del 50% e la difesa che viene incrementata del 50%. Se gli HP sono inferiori rispetto al 45%, aumentiamo anche l'attack speed normale. Se gli HP sono anche sotto il 45%, incrementiamo anche il movement speed. Quindi direi abbastanza interessante come condizione. Ve la leggo tutta. E continuando ancora, se gli HP sono inferiori al 30%, aumentiamo il crit rate del 20% e il crit damage del 40%. Quindi questa, diciamo, è una stanza dove mette alla prova la vostra capacità di stare con HP bassi per fronteggiare i nemici. Ovviamente sono condizioni che
non consiglio di rispettare, cioè nel senso curatevi, se avete personaggi forti non avete bisogno di questi bonus per essere ancora più forti, potete tranquillamente sconfiggere i vostri nemici senza nessuna fatica. Comunque, detto questo, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se magari volete anche i video delle singole wave fatte da me, perché comunque potrei anche rifarle, ma a livello attuale sarebbero fin troppo semplici, ma giusto per farvi capire magari come utilizzare i team, come utilizzare gli elementi tra di loro per permettervi di fare molti più danni. Quindi non lo so, magari se a qualcuno potesse servire me lo faccia sapere. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, se così fosse fatemelo sapere tramite un like e ovviamente anche un commento. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.